sogniamo un'ora al giorno, chi gli serve la prima volta? Sì, sì. Allora, anche queste cose, anche le quello si che fa, molto bene. Laboratorio della Lumaca, 11 dicembre 2002, prima parte, mercoledì, Consuelo. Armando, Marco, Giovanna, Sandro, Giorgio, Antonio. È tutto cambiato, tu sei sempre di qua, stai? No, veramente è da un po' che non è la prima volta che io parlo studio dopo Consuelo. È esatto, è successo. Perché facciamo il giro di là? Ma io c'è nessuno? Tutte sei messo qui, stavo qua, pochi ma buoni. Io direi di riprendere le cose salienti e fondamentali di questo, cioè il riassunto nel senso che le cose sono in ordine, quindi a un certo punto l'ultima sessione, l'ultima parte è quella che contiene tutti i precedenti. Quindi chi non c'è stato fino adesso, io siete posso dire qualche mese, in questo caso non stiamo andando, prendendo le ultime fasi, veramente riscopre tutto quello che c'è sotto, cioè senza aver fatto tutti i passaggi. E le cose fondamentali che sono venute fuori, che poi sono le chiavi, uno è la memoria biblica, cioè il processo di anello biblico, e quindi concepì come diavolo funziona e perché probabilmente funziona, che simbolicamente per questo è quello che abbiamo toccato, come ci è tornata la maglia lì, magari ci mettiamo anche attraverso il motivo. I numeri di Donacci e ciò che rappresentano, che oggi Nicola ha dovuto riprendere, magari tu entrare totalmente dentro, e l'ultimo fotogramma del modello. D'accordo? Che poi sarebbe quello che stava lì. Quindi io comincerei, per molestato non ci siamo attaccati a lì, dal processo che conduce al concepimento dell'oggetto della parola di Dio. C'è qualche altra cosa lì? Mi farebbe piacere 10 minuti sapere anche, diciamo, avere un aggiornamento sull'avanzamento del progetto in termini concreti e realizzativi, diciamo. Allora, da un punto di vista, da un punto di vista strumento, in pratica abbiamo deciso che ovviamente lo strumento per costruire questo oggetto al sistema di sviluppo. E il sistema di sviluppo praticamente sta andando avanti con lentezza, con quello dell'anno prossimo vediamo come funziona, ma a questo punto vorrei avere un discorso molto più ampio, cioè devono i fuori persone, perché l'anno prossimo non c'è più altro tempo. E probabilmente siamo maturi per cominciare a prendere qualcuno del pavimento dell'Enea e che abbia idea di come si faccia queste cose, che abbia. Sappia programmare in C, cioè che abbia dentro il vocabolario C, per poi essere modificato dal punto di vista culturale, tale che quel C diventi che posso dire, il supporto del marco. Il martello sparisce, no? L'artello così com'è sparisce. Adesso è evidente che stanno organizzando qualche cosa perché tutte le persone che stavano nel cartello, stanno verso la strada, stanno succedendo altri fenomeni dentro al tempo, dove praticamente Francesco e altri stavano giocando, insomma, a piazza questa, non so pure se praticamente c'è pericolo che io con il governo o altre cose di questo genere, quindi stanno lontano, vabbè, fa parte della dinamica delle cose della politica da questo genere. Quello che praticamente invece voglio che si venga trattenuto fondamentalmente è qui. Ma siccome c'è pericolo che Epi possa non essere trattenuto, perché tra l'altro dei video, siamo d'accordo che c'è un anno da febbraio. Ma a febbraio se sta con me ce l'avrà certamente. Ce l'avrebbe avuta nel 2001. Perché nel 2001 rientrando dentro la regola, passando nell'accordo fatto con Carlo, che ha 90 milioni, io non ci vedo più altro, quindi si è dovuto permettere la macchina più grossa. Poi è diviso anche da Eddie, che è andato a firmare da notaio chiudendo il GF. Che se stava dentro il GF, ha chiuso questa. Se funzionava, cioè che non è stato fatto quello casino, lui ci ha alzato i soldi. E quindi Ferrari ha sempre detto che rimane sua, perché poi tra l'altro non è venuto nemmeno il momento in cui hanno fatto il cambiamento. Io a quel punto, una volta accettato, con la scintezza però che l'hanno accettato, io
si è tolto da responsabilità. Poi Antonio, il commissario Ferrari, non è mica qua. Ma gli aveva detto, aveva detto. Sì, sì, aveva detto. E se fosse rimasta, doveva decidere il dovuto. Se fosse rimasta, tutto fosse andato secondo la porta. Ma non avrebbero tutti, più o meno consapevolmente, ma tutto l'ho fatto. A noi, dal punto di vista questo, non c'è l'occasione. Oh, e quindi, ma questo è un discorso del tutto secondario, perché una volta fatto lo strumento, se non c'è il progetto non è lo strumento, è una cosa del tutto secondaria. Il progetto è questo. Cioè, se tu praticamente non descrivi il sistema, non fai niente. Cioè, che ma cosa? Il progetto lo intendevo solo. Il progetto è uno strumento e, come dire, i primi pezzi del modello che siano già realizzabili sullo strumento. Quindi? Adesso devo riorientarmi, devo capire se per partire con la realizzazione uno deve avere il modello tutto completo e dettagliato oppure se intanto si posso cominciare. Allora, il piano che io ho sempre portato avanti per me e che è quello che poi ho rappresentato è che in pratica l'oggetto è realizzabile nella forma più avanzata. Cioè, se ci avessimo a disposizione delle persone che servono a fare le macchine e macchinette, vanno pure dei pezzi secondari. Ma in pratica la semplicità del modello e la semplicità dei pezzi che possono essere fatti nel sistema di sviluppo probabilmente le consente di arrivare direttamente al progetto. Cioè, allo stato dell'arte attuale. Allo stato dell'arte attuale. Va soltanto completata la descrizione, perché poi chi è che praticamente utilizzerà il sistema di sviluppo deve sapere che diavolo deve fare. Perché di fatto deve fare fili. Come metterli, è questo, è il modello di cui parleremo fra un po'. Quindi il progetto vero praticamente non è il sistema di sviluppo, ma è lo strumento. Anzi direi che è importante che sia visto da questo punto di vista, perché in pratica il progetto è questo. Ho l'impressione che nelle fasi precedenti il progetto poteva risultare diverso da questo apparentemente. Ma in pratica il progetto è esattamente questo, perché in pratica i sottostanti pezzi, se anche fatti in maniera diversa, sono stati fatti nel passato. Sono d'accordo che in pochi l'hanno seguito, perché in realtà, te posso dire, dentro le macchine in pochi ci sono stati. Lo stesso Gianfranco, che l'ha fatto, per questo genere, in pratica non hanno commesso gli eventi tali che praticamente, che te posso dire, cioè fossero lì dentro un pezzo del pazzo, un altro pezzo lì, un altro pezzo, tutto messo insieme e ci abbiamo esattamente questa configurazione. Come sto spiegando? Per cui quelle cose lì per me già sono fatte, per cui in qualche maniera non so quelli che praticamente daranno successo. Il successo sarà quando questo riesce a parlare. Cioè quando questo messo in un posto ovviamente sia in grado di poter fare le stesse cose che relativamente all'argomento che metti lì, che farebbe un uomo, che farebbe un cane, che farebbe un gatto. Cioè quando la sintesi del processo intelligente praticamente sta funzionando. E non c'è niente a che vedere con le macchine standard, con l'idea del processo standard. Perché? Perché c'è una grave carenza di cultura, in certi contesti. Adesso faccio un attimo, come prendete insieme questo discorso qua, quel discorso stavo facendo l'altra volta. Ovviamente tutti ragionano, credono che stanno ragionando perché stanno descrivendo dei passi logici. Mi sto appena quello che stavo dicendo dei pilastri. Un passo logico, cioè metto qui che te lo posso dire. La scrivania, quindi i cassetti, metto qui i cassetti, metto qui, che posso dire, il calamaglio, metto qui la carta, metto qui la carta, metto qui quest'altra cosa. E alla fine praticamente mi ritrovo che ho la scrivania tutta quanta organizzata con tutti i pezzi su cartamagli, cassetti, la sedia o cose del genere. Mediamente uno dice,
se io prendo la scrivania, i cassetti, l'inchiostro, la carta, tanto la cosa ho fatto insieme. E credo che quello sia il discorso ragionevole. No, il discorso ragionevole, l'evento intelligente. L'evento intelligente va qua sotto. È quello che praticamente conduce al montaggio dei singoli pezzi qua, che immediatamente sono quelli che chiamiamo intuitivi, ma che di fatto stanno utilizzando quella roba lì. Il processo intelligente è questo. E così via. Che poi tutto questo, in pratica, va a finire in un quadro ancora più grosso finché ci troviamo alla scolaria automatata. Non ho capito perché il processo intelligente non è questo, ma è questo discorso. Qual è il processo? È quello che praticamente conduce all'assemazione di tutti questi pezzi. È una sorta di para assemblaggio, come si chiama, para progressionismo, che non può essere visto da questo punto di vista, perché poi con il più vivo scompare. E quindi il vero ragionamento è quello intuitivo, che praticamente diciamo questo è mezzo mio, ma non lo prendo in considerazione. L'intelligenza è quella, non è questa. Quello è l'effetto. Questo è l'effetto. E noi non stiamo cercando di fare effetto. Tant'è vero che tutto il mondo del software, il mondo delle azioni, lavora un dibattito da solo, cioè quando assume qualcuno il tempo che sei fa, questo di fatto è un passo fondamentale, ho l'impressione che poco ci siamo capiti, ma che in quel momento, quindi è chiaro questo concetto qua, cioè per arrivare a qualsiasi oggetto qua sopra, praticamente il processo intelligente è quello che sta avvenendo sotto. E noi dobbiamo fare il processo sotto, dobbiamo fare quello che assieme a questo. Cioè la logica connessionistica, da un punto di vista, che posso dire, espressivo, non è il processo intelligente. Il processo intelligente è quello che produce. Quindi quando praticamente uno è abituato a lavorare contro il software, il solito prende un blocco, un altro blocco, un altro blocco, e poi comincia a lavorare di quello che dicevi tu, di quelle due situazioni. Sotto ci sta l'intuizione, ma sopra ci sta deduttivo e quell'altro che induttivo. Induttivo e deduttivo sta qua sopra, ma è un'applicazione che essa stessa proviene da sotto, cioè il processo intelligente è quello che sta sotto, no? L'induttivo è chiaro su questo. Io praticamente cos'è che faccio quando faccio un processo induttivo? Produco un evento, ne produco un altro e poi li metto in contraddizione. Questi mi rientrano, fanno un altro processo qua sotto e mi emergono come rilevanza emozionale, tumore che si è appresso e quindi prosegue tutto il processo. Noi stiamo ricostruendo questo qua sotto, non questo qua sotto. Questo qua sotto sono le proiezioni, che sono altrettanto importanti perché sono quelli che do da rimangiare. Cioè io rimangio ciò che definisco, cioè l'effetto, deve essere scritto pure su una delle ultime, su pezzi di carta di oggi. Rimangio quello che prende e quello che fa di nuovo casino, è come se prendessi una mela, un'arancia e praticamente le mettessi. Una volta ho visto una mela, una volta ho visto l'arancia, devo dire tutto insieme. Questo lo posso fare perché metto l'arancia davanti, perché in pratica emergo evocativamente l'arancia e la mela. A questo punto stanno rientrando, quindi la ruota mentale praticamente rientra con ciò che essa stessa ha prodotto. Ma questo sta avvenendo a piccoli tratti anche in tutte quante le sezioni del costante. Il processo intelligente, il circuito intelligente è quello là sotto. L'evocazione ormai è virtuale, cioè il risultato è virtuale, quello al quale assisto, ovvero me assisto, la sicurezza assisto, altre cose del suo genere, e lo stesso meccanismo intelligente che assiste è qui dietro. Quindi il fine di tutto questo è produrre un processo intelligente, non produrre una macchina che fa questo, ma produrre un progetto intelligente che poi sarà in grado di fare questo qui. E quindi poi possiamo metterlo in confronto con quello che farebbe un gatto, un cane o qualche altra cosa. Questo qua è chiaro, ma questo fa parte, diciamo, dei processi creativi in generale. Un processo creativo è questo. È il processo intelligente. Diciamo, parte da un'intuizione e poi richiede. No, noi stiamo costruendo la macchina che produce il fenomeno intuitivo. Cioè il processo intelligente è là dove praticamente, come conclusione, ci ho intuito, no? È là sotto, certo. È quello, cioè i circuiti che stanno nell'intuizione, cioè quello che
il fenomeno, questo fenomeno qua, visto da qua, si chiama intuizione. Adesso stiamo mischiando due piani. Uno è quello dell'oggetto, del sistema che noi vogliamo realizzare. Io devo realizzare questo. La deve fare quest'altro, devo risultare. No, no, senza, no, è importante che... Da una parte, però, lo stesso progetto nostro non può essere schematizzato in quel modo, ma è a sua volta un processo creativo. No, sto dicendo esattamente come questo discorso è intuitivo, cioè questo discorso delle figure è fondamentale per lui, perché poi il sistema intelligente rientra di ciò che sintetizza evolutivamente. Una prova? No, no. No, non questo rientra. No, ho detto? No. No, questo. Adesso non avete perché. Se tu mi ripeti quello che hai detto, che cos'è che succede? Io ritrovo, rimando dentro questi oggetti qua, che producono loro stessi un altro processo intuitivo. Se non ho questo, non posso manco fare quest'altro. Quindi le due cose, in pratica, del resto dentro c'è cioè, costantemente un insieme di questi fenomeni, anche nei minimi termini, nei termini ancora più bassi. Cioè sintetizzo costantemente una proiezione rientra, o una serie di proiezioni rientra, da tutto punto di vista. Quindi il processo di intelligenza, ovviamente, per dirlo completamente, è tutto il ciclo. Fino adesso è stato privilegiato la conclusione intuitiva. Ma in tutti i casi, perché in pratica quando Consuelo viene frustrato dal padre, in pratica viene frustrato qua dentro, perché la figura che viene fuori a lei con intuizione, che potrebbe essere una figura d'azione, voglio uscire sera, perché si sente là che viene fuori da qua, la proiezione del luogo del ballare, mi sono spiegato, e poi dice no, è evidente che praticamente sta negando tutto il processo, lei non conosce per niente, sente soltanto come esigenza. C'è stata una seduta psicanalitica. Ha buttato a caso. Quello che stavo dicendo un momento fa è che in molti casi, in molti degli studi che si sono fatti, si è cercato in qualche modo di riprodurre l'effetto intelligente senza curarsi del meccanismo sottostante, cioè cercare di capire. C'è un motore complesso che è stato anche ignorato. Questo è il tipo dell'approccio tradizionale, ma anche filosoficamente è stato maltrattato, perché questo è diventato quanto sono bravo o quanto faccio schifo a seconda di quanto mescono i processi intuitivi, cioè è diventato di più significativo questo sacco dentro non visto. Se ti fa risultare vago, se ti fa risultare non vago. Però c'è anche un altro modo per leggere questa cosa, e Santo lo stava dicendo, no? Questa scena nella lavagna può rappresentare l'intuizione, cioè quella scrivania, cioè, nel processo creativo di questo processo. Scusi? Cioè noi stiamo cercando di costruire questo utilizzando questo come intuizione di un altro, del processo, dello stesso processo creativo. Quando rientra, ho detto questo. Voglio dire, qui c'è la nostra testa che produce una testa artificiale che lavora così, è un discorso che si parla della copia. La copia, sì, la copia parallela, cioè esterna. Siete d'accordo? Ricostruiamo esattamente come se smontassi l'era e costruissi lì. Questo è carino, ma per fare questo. Ma dopo questo. E tu vuoi fare una macchina che lavora. Ma adesso dalla manuale siamo. Ma ti ricordi? Ma da poco più su l'ha sempre detto, no? Subito dopo la copia. Dice come fare un robot che realizza dei robot, e quindi poi alla fine adesso noi lo stiamo facendo molto più complesso, no, è che adesso lo stiamo facendo, prima non lo stavano facendo, lo stavano intuendo. Domanda maligna, ma la lumaca che si muove, che è questa. Quello si è fermato, no, questa qua praticamente quel circuito che abbiamo fatto è quello. Se qui praticamente invece di metterci, poi vedremo dopo, alcune sezioni della palla, come diciamo oggi, adesso vorrei usare, in pratica è lo stomaco, quello è quell'altro, ancora, adesso vedremo. Cioè il meccanismo, cioè il sistema è esattamente lo stesso, del resto è la complessizzazione del sistema che porta a Consuelo, è la tua naturale.
Quindi il modulo, ovvero la base del fratto deve essere sempre la numerosità alla fine è quella la numerosità delle valli, il parallelismo delle valli, il tratto, cioè che poi fa passare dalla umaga. Ci sono tanti sistemi di livello. Quindi praticamente possiamo considerare questo, possiamo mettere uno sopra l'altro. Potreste spiegare qual è il segreto delle valli? No, l'ho detto ancora, sono quattro volte che non stanno parlando. È sugli gli spicchi della comunità. Provamentale praticamente fa girare le cose su tutte le palle. Poi ogni palla è fatta da un paio di vici. La palla del mulino, è come se fosse un mulino. Però questo è quello che vediamo nella posizione. Della barca. Cioè qualcuno dovrà far girare le cose da dentro. E quindi praticamente noi stiamo descrivendo, stiamo facendo, se andiamo a vedere i pezzi che stanno dentro il transfer, dentro la visione, dentro la luce, dentro la cosa, sono tanti pezzettini organizzati in maniera opportuna, questa fare qui, ovvero tanti pezzettini che sono sempre lo stesso volume, che produce eventi intuitivi diversi, che rientrano. La telecamera che stava sulla blu costantemente rientrava e si andava ad aggiungere nel processo immaginativo della macchina stessa, che era la doccia molto visibile, dove praticamente la telecamera si batteva qua dentro le cose. E quindi avveniva questo fenomeno del rigiro costante. Già stava avvenendo, e sta andando a vedere la macchina utenza altrettanto. È fatto con mezzi diversi, ma in pratica non cambia il processo. Adesso noi possiamo mirare direttamente a questo perché con quella chiave lì, con quella che diremo adesso, ovviamente tu già hai visto il discorso della memoria bimilica, chiamiamo la memoria per adesso, in pratica questo permette di rendere universale gli argomenti che metti dentro. Adesso mi sarei fatto un cavolo perché cioè, questo giorno che ci ha mai stoltarci, ma per quale cazzo motivo? Ma quelli di signor maestro che le posso mettere io? No, perché per di età potesse deve rafforzare, l'unico fatto è che lo sforzo deve essere proporzionato. Ma sai, la mia lo si è fermata, quindi non lo so, e adesso lo devi esercitare. Sì, ma l'esercito è a basso livello, ti pompa un po' di roba. Sistema omeopatico, insomma. Sì, se tu hai sapientemente omesso però informazioni di basso profilo, tipo tempi, obiettivi intermedi, programmi di attività. Possiamo farci solo possiamo definire. Io credo che una cosa importante sia che il prossimo seminario sia proporzionato a questo. Adesso bisogna scegliere se questo pubblico. Sì. Noi avevamo un seminario, un programma che poi poteva anche riassumere quanto si era arrivato a fare con testo del nostro lavoro che doveva arrivare alla definizione del progetto Lumaca che era già cominciata nel senso che sì, ma secondo me adesso era dire rispetto a quello che cosa ci prefiggiamo e entro quali tempi infatti adesso diciamo di nessuno ma possiamo discutere dopo che siamo entrati dentro. Ho l'impressione che quello sia stato un discorso comunque compromissorio, cioè di compromesso. Ah, ma è necessario perché tu ogni volta che scrivi una cosa che fa il seminario chiudi, fermi sì. Tutti. In ma realtà possiamo farci, possiamo librarci a fare una seconda, un seminario e una rappresentazione di quella che stavo dicendo l'altra volta, adeguata all'oggetto vero che stiamo trattando, perché in qualche maniera comincia a diventare logico, cioè è accettabile come logica. Cioè, se io la prendo qualche mese fa e adesso. Questa cosa che ho detto qui, io l'ho detta uno dei primi seminari, per esempio, per far bene tutto, no? Quando stavo parlando che c'era Eddi, Gianfranco ed altri che avevano quadri finiti, e dice guarda che sotto c'è sta, non so se vi ricordate la figura sulla lavagna, che è esattamente questo discorso qua, ma pur essendo stato intuito in quel momento da tutti quelli che stavano presenti, poi però non è stato applicato. Del resto Gianfranco non ha mai applicato. Ma diciamo applicato. Che non era stato capito nella sua profondità. Perché mancava quel concepimento. Adesso tutto questo tempo quel concepimento c'è. Adesso questo oggetto qui è normale. Diciamo che la rappresentazione logica di questo concetto non veniva legata a nessun'altra rappresentazione logica attuale in quel momento.
E quindi, quindi adesso poteva essere connesso. C'è la possibilità di fare delle connessioni. Se adesso andiamo a prendere l'evento rivoluzionario che sta lì, l'evento stravolgente, quello che rende universale tutto, che è questo concetto di bionico, però che in questo momento dico bionico non significa cazzo. Adesso vediamo come questo bionico, questo processo di bionicità, prende, come ci possa diventare qualcosa di comune, che poi sta qua sotto. Io l'altra volta ho detto, ma marmellata, mattoni, sì, acqua, ma cazzo significa niente, apparentemente, se non c'è stato il funzionamento della macchina, cioè come sta funzionando sotto, cioè il sistema, o la metodologia mentale nella quale vede la gente. Perché se le interpretazioni mettiamo apocrife, apocrife, cioè che sono scritto di nuovo cazzi suoi, così come vengono, in pratica poi sono diventate le chiavi di lettura di se stesso. Perché lì non lo dico perché è un termine da cardinale. Ecco, con la mica, prima stavi convinto, adesso con la mica diciamo passo avanti. Cambiato genere, però. Mitria, Mitria. Ma io dico la mitra. So che è la mitria. Ma la mitra. Come sta dicendo lui? Dove stavamo? Cominciamo a prendere questa affaretta. E prendiamo, la figura mentale, perché la rifacciamo vediamo. E prendiamo, vediamo un pochettino come la possiamo mettere lì. Prendiamo dei. Thank you.
quest'altro. Vediamo, è più sotto. Questo qua lo vediamo qua. Questo qua lo vediamo qua. Questo qua lo vediamo qua. Manca. Questo lo vediamo qua. Manca qualcuno? Quindi a questo punto noi ci ritroviamo che c'è sta 0, 3, aspetta, ci stiamo a rovesci, però poi ci andiamo, 0, 3, 3, 1, 6, 1, 6, 2, 0, 3, 5, 4, 1, 4, 1, 5, 9, 5, 9, 6, 1, no, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 7, 8, e 9, 7. E 8? 8, 8, 8, 8, 6, 8, 6, 8, 4, 4, 9, 8, 6, 9, 7, 4, 4, 9, 7, 4. Oh, questa la chiamiamo sezione. Ah, ma se non sei, non ho visto che prima c'era 3. Questa la chiamiamo sezione A0, questa è la sezione A1. Quindi questa qua è A0 e questa è A1. Adesso andiamo a vedere. Se io ci mando un fronte di eventi da questa parte, da quest'altra parte avrò un altro fronte di eventi che praticamente è diverso, ma a parità di fronte all'ingresso io mi troverò di qua la stessa risposta. Quindi significa che fra questa sezione e questa sezione il processo rimane più rigoroso, cioè i fotogrammi che praticamente vengono, le sezioni, i fronti rimangono più rigorosi. D'accordo? Adesso non faccio nient'altro che riproporre e riprodurre esattamente la stessa configurazione questa, con una cosa, con un evento in più, ma che poi lo descriveremo tra un po'. Ma troverò sempre i soliti 10. Consideriamo che nella realtà sono miliardi, sono milioni, centinaia di milioni, altre cose del tuo genere, per cui, ma in pratica non ci interessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi non ci siamo tutti, mettiamo 1, 2, 2, 3, 4, 0. Sì, ho già parlato un po'.
quindi bisogna te dire 3, 2, 2. Oh, ecco questo. 6, 1, 6, 4, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0
posto del quarto. Lo so, ma ho letto 3 e 5, 9. Zero. Uno, chi sta? Zero. L'uno, ostacolo zero. Zero. Sì, quello zero. Zero. Il 9 col 3. Con 3. Anche non con 3. Sei tu che copri. Copri con la mano. Sei. Sei. 8, 8. 8, 4 con l'1. E il 7. 9 con 3. 9. 9, 7, 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 alle verticelle del fronte, qui non lo trovo, qui non lo trovo, qui non lo trovo. Scusa, il biodivoco intende come intensità? Biodivoco? No, 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 quello corrisponde... Quella no, no, ci sono quelli. No, sono quelli. Non c'è, non c'è la forma. Anche la forma. La forma è l'insieme, se vado a vedere l'insieme delle somme. La somma? La somma. No, è la somma. È la prima... Posso provare a rispondere a... È chiaro che sia riunito con in questo sistema le intensità, cioè le energie, i livelli sono ignorati e diciamo sono schematicamente ritenuti costanti, come se non ci fosse perdita di segnale, in questo senso non c'è perdita di energia. Appunto, però lo sai che l'impulso è una parte diciamo del livello che arriva sullo zero, poi che passa a 3, poi passa a 2 e così via. Sempre per un cambiando di. Quindi a questo punto il discorso è stata la fine vaccinale. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Dieci. Cioè tutto conti da zero. E che cavolo posso fare? Mi facevi no? Sì, ma lui lavora molto a livello emozionale, cioè, è un personaggio intelligente perché lavora con le emozioni, le figure logiche. Sì, sono solo quelle tra l'altro. No, ma il fatto è che tutti siamo stati abituati a contare da uno, no? In realtà però sì. Siamo decimali perché sono 10 caratteri. Comunque per la settimana partita è proprio così, il fatto che sono insegnato a dire no. 0, 1, 2. Il fatto che non si ricorda i nomi, il fatto che non è perché lui non cura in maniera particolare quelle parti superiori che aveva scritto prima, la parte logica, no? Oppure la cura meno degli altri. Perché non è capace. Non è giusto, non è in grado. Oh, che più ha fatto? Non scavi più il colore suo? Sì, ma per guardare, scavi, cioè, però, solo con quelli che si vedono la radio. Solo giallo, verde chiaro, celeste. Esattamente come all'inizio di azienda. Non è proprio possibile. È facile invece il senso. Ciao a tutti. E che bello voi? Sei. Su 3 di un generatore 6
Perché te sei una cosa? No, devi dare gli incroci, sette, gli incroci fa sempre, sta attento che... Due, zero, quattro. Sette su quattro? Sì. Sì. L'importante è che la bandierina sia sale di tutti i numeri, questo. Devi mettere a 1 e a 2 sopra. A 2 e a 3. A 2 e a 3. Meno male che la lavagna è finita. Se no, però no, ma questi infatti, poi questi sono i pali, ci lavora. Sono i pali, perché queste poi si rifanno di nuovo. C'è quel disegno che fa la presentazione grafica, lo metti in verticale. La sezione di quelle. Se la parte capita fuori, è l'ambiente. Lì è partito il fronte, diciamo, dall'azione. Cioè, dalla pelle alla pelle, all'azione. Non necessariamente dalla no, ma in profondo c'è la parte della proiezione. Che, okay, okay. Però non è il nostro, in questo momento, la proiezione va tanto all'infinito, dove c'è stata la soggettività di questa macchina. Questa è un'altra faccenda. La macchina c'è comunque, il suo riferimento, per questo proietta figure. Quindi a qualcuno delle priorità, perché qualcuno è uno specchio lontano, dipende da quanto, in qualche modo. A questo punto che cosa succede? Se io mando un fronte, mando un bit qua, un quarto qua, un quarto qua e un quarto qua, io praticamente me lo ritroverò su 6? 1, 3 su 6, poi su 4, poi su 8. Se sta su 3, lo troverò qui, 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 qui. Quindi se sta su 6, se sta su 8, è evidente che se vado a tirare fuori i fronti, sono totalmente diversi uno dall'altro, perché uno è... Sezione per sezione, sì. 1. 1, 3, 6, 8. 6, 8, l'altro 6, 5, è 2, 4. 6, 5, 2, 4. 2, 4, 4, 9, 6, 1, 4, 9, 6, 1, 8, 3, 7, 3, 8, 3, 7, 3, aspetta, questo bisogna all'altro perché la somma è uguale, visto? All'inizio da 0 a 3 la somma è uguale. Allora, per ricominciare, 1, 8, 3, 8, 3, 1, 3, 6, 8, 8, 8, 8, 5, no, 6, 5, scusate, 6, 5, 2, 4, 6, 5. Aspetta, sono andato a rovescio, vorrei essere vicino, cazzo. Allora, ma scusa, ci resti tornare, perché devi dire? 6, 8, 3, 6, 6. 1, 6, che cavolo viene? Ma no, guarda, tu quali stai facendo a 0? Quali che vuoi fare? Ce l'hai già scritto, ce l'hai già scritto. 1, 6, 4, 8. Vuoi fare tutto a 0? Questo filo qua è la continuazione 1, 6, ma quelli già ci stanno così. Che cazzo stavo facendo? Stavi facendo il verticale. 1, 3, 6, stai facendo a 0, a 1, a 2. 1, 3, 6, 8. 6. Ma era la prima, certo, sì. Insomma, mi sarebbe quello che era presso, porca puttana. Sei, no, sì, no, sì, no, sto per rispondere per quanto per quello che era presso. Sei, 5, non sarà la somma. Fate dei cazzi vostri. 6, 5, 2, 4, 4, 9, 4, 9, 6, 1, 6, 1, 8, 3, 8, 3, 7, 3, 7, 0, 8. Tutto lì, poi adesso vediamo che succede. È evidente che queste sono diverse, questo qua praticamente abbiamo detto che è A0, A1, A2, A3. È evidente che questa qua qui, nelle loro sezioni, sono più univoci. Significa che qualsiasi cosa entra è fissata in questa maniera, i canali. A questo punto mettiamoci questo termine, un bit dello standard che noi conosciamo equivale a un canale, cioè la memoria di fatto possiamo considerarla come fenomeno che passa attraverso canali, cioè sono canalizzazioni. L'evento che te posso dire di riproposizione del processo univoco va letto nei canali, nei flussi
canalizzato. Non è più una questione. Poi c'è ancora più univoca uguale canalizzazione. Quindi in pratica il linguaggio, ovvero il minimo termine è canale, il minimo termine non è più bit, non è più quanto. È il fatto che sta passando in quel canale. E per quanto i canali producono delle interferenze, praticamente pertanto in qualche maniera avremo degli effetti. Questo sistema qua, quando non c'ha niente l'ingresso, è silente, cioè nel senso che praticamente non è come la memoria dove ho l'infresco dei bit, dove praticamente sta lì con la configurazione fissa. Questo somiglia moltissimo a un reticolo olografico, reticolo, cioè nel senso che possiamo considerare i singoli, come si chiamano, grandi che stanno in reticolo come un processo di riflettori, un insieme di oggetti che fanno riflettori e quindi mezzo di canalizzazione. Attenzione, perché poi a questo punto questo ci permetterà poi di leggere costantemente il discorso logarmico come fenomeno proiettato rispetto a un osservatore. Cioè lui proietta, ma se non c'è l'osservatore succede un cazzo. Adesso quindi, siccome il processo logarmico l'abbiamo percepito come metafora, come metafora concreta, in pratica ci deve accompagnare poi sempre sul dopo. È chiaro? È chiaro questo concetto? Quindi a questo punto, per mettere in corrispondenza quello che sta avvenendo qua, quello che sta avvenendo qua, è che in pratica se ne sta avvenendo la successione della triangolazione che sta all'interno, non ridicolo, o pare la triangolazione quello che va, in pratica abbiamo la stessa cosa. Di fatto sono canali attraverso cui passano i fotoni, nel senso che se parliamo di cose, parliamo di organi. Quindi ridicolo. Quello certo bigiasco strano che abbiamo visto altre volte, in pratica è la stessa cosa di questo. È una sezione di questo, una sola. E quello è il proiettile. A questo punto andiamo a vedere che succede qui. Quindi io mi ritrovo costantemente che questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione è. Pausa. Grazie. Scusa. Laboratorio della Lumaca, 11 dicembre 2002, mercoledì, seconda parte. Allora, quindi questo qua definisce esattamente le sezioni primitive che sussistono sempre. Adesso andiamo a vedere che cos'è che succede se praticamente ci ricordiamo i rock, le interferenze, l'apertura dei nuovi canali. Lascia perdere tecnicamente come erano fatti, ma a parte quando praticamente attraverso il sistema di sviluppo avremo costruito, ma prima lo descriveremo indipendentemente dal sistema di sviluppo, ovviamente. E quindi in qualche maniera diciamo che per qualche motivo a questo punto c'è una rottura e parte. Che a cavolo va a finire lì. Ne possiamo fare un altro? Possiamo fare un altro? Questo fa quello in casa. Perché si dovrebbe rinviare? Questo sempre lavorato nelle nostre metà. Discorso del rosso. Ricordi l'ologia, poi ci sta l'incrocio. Ma qui però non c'è una situazione generale. Questi sono tutti no, quelli lì. Cioè, se vado a vedere come sono fatti, sono fatti così. Cioè, le sezioni che abbiamo visto qui. Le sezioni che abbiamo visto qui, questo rimane, questo modello qua è uguale. Va sempre implementato, cioè la struttura base è sempre quella. Quindi in qualche maniera, io posso in qualche maniera dire di fare un'altra, che praticamente me la fa. Hai trovato una precanalizzazione, hai visto? Adesso andiamo a vedere che è successo là. Cioè quello è stato il collegio dei preti. Sì. Sì. Adesso andiamo a vedere che diavolo è successo qua. Questa situazione qua che è rimasta costante dal punto di vista volumetrico, cioè spaziale, però qui è qualcosa che è cambiato.
Allora vedete che è successo. Ho beccato quello giusto. Da 1 a 2. Ma ho beccato quello giusto. Che ne so. Devi beccare sulla sezione 6, 5, 2, 4. Invece hai preso 0 e 3. Non hai preso manco uno. Uno l'ha azzeccato. O 6 o 5, 0. Lascia perdere quelli. Fallo sull'ultima sezione. No, sulla sezione rimane costante. Quella è solo. Questa qua è la parte dell'estero centrale. Questa è il cervello. Ah, ok. Allora, devi fare o 6 o 5 o 4. Sensori, che si vede tutto, e c'è il 2, devi andare sul 2, dai. Quello è l'1, eh? Il 2 è quello sotto. Eccolo. Vabbè, okay. E poi l'altro lo devi mettere sul 5, quindi devi allungarlo verso il 5. Però, verso il 5. Ah, sta lì vicino. Sì, è semplice. A questo punto andate a vedere che è successo qua. E per adesso diciamo che se io ho un quarto che mi passasse qui. Scusa, però il 2 era già connesso con il 6, hai fatto una doppia connessione. Il 2 era già connesso con il 6. Connetti con il 4. Cioè dove si mostra che se le hai solo raddoppiato le connessioni lì, faceva a caso non funzionavano, le connessioni lì sono fatte bene. Adesso va bene? Sì, 5 4 7 adesso andiamo a vedere che cos'è che è successo nella sezione nella sezione 1 è rimasto tutto uguale, cioè. Nella sezione 2 invece qui è successo qualche altra cosa, stiamo andando a vedere che è successo. Che oltre il 2, 2, 6, 5, 4 è rimasto 4? È rimasto uguale, sì. E solo 2, 5, 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 previsto tutto, ma ancora non c'è stato. Questo che cos'era? Era 6. Era sul 6 e 4. E 4. Quindi il 4 e il 6. Il 4, poi lì ci stava. No, no, basta, l'hai fatto. Quindi a questo punto la situazione 9, semmai può venire alternativa, ma in pari abbiamo una serie di possibilità. Se fosse un quanto solo che passa, noi ci tengo una serie possibile, può prendere quella strada o prendere quell'altra. Ma in pratica è soltanto un angolo, è come se avessi un angolo di possibilità. E quindi l'angolo si apre di questi gradi qui, in un certo senso, di queste due aperture qua. La binomicità, adesso diciamo che si raddoppia, la binomicità a questo punto non passa più per 9, ma passa. La passa del 4 e 6, ma da stata parte cos'è che succede? Eppure è cambiato. Che cos'è che non lo vuole? Che il 5 che andava sul 7 e sul 9. Il 7 non va a finire. Il 7 va a finire sul 7. Sul 4. Sul 4. Eh? Sì, 3 e 4, 3 e 4 devi fare là. Sono 3 e 3 e 4. Sì, ma sono i più. 3 e 4. E 4. E poi c'è il 3 e 4. E poi c'è il 9 che va a finire sul 3. Che cos'è 3 e 4? Scusate. Infatti, non mi sapevo. Il 3 c'è. 3 rimane. Aspetta un attimo, allora io ho il 2. Il 2 mi va a finire sul 6. Il 3 era il corrispondente del 9, che era quello stesso. Il 4 va sul 8, ma quello rimane l'altra parte. E il 2? Scusa, va a finire sul 6. Il 9 andava a finire sul 3. E il 9 quindi va seguito a finire sul 3. Il 7 va a finire sul 4, quindi c'è 4 e 3. Basta. Quindi il 6 andava a finire sul 7 e il 4 andrà a finire su un altro, quindi se aggiunge 1.
4 e 3. Poi no. Il 4 è finito. No, dopodiché il 4 sull'8 si sì. Il 7 comincia a 5. Il 7 rimane 7. Il 7 rimane e si aggiunge e diventa la distanza dei 4 e 8 e 7. Che è uno. Perché il 7 è collegato con 7. Dai. E il 4 sarà lo stesso discorso di prima. Ma basta che la fine della fine dello stesso. Il 6 va a finire ancora sul 6. Quindi la mia cosa è quello che avete dato che è 8 e 7. Stavo chiedendo questo, è un numero solo. Beh, perché è quello che si aggiunge. Vabbè, no, facciamo sì, facciamo. A questo punto, la dinamicità di nuovo a questo punto sta qua. Adesso che cos'è che succede? Che io non ritroverò mai più da solo, se diciamo che c'era doppio, in un certo senso, però sempre di meno, da solo praticamente quello che era la figura originale. Cioè statisticamente, questo è un discorso per Dola, statisticamente Bessarion è un vantaggio. Ovvero, non solo Bessarion è praticamente nuove strade verso gli esploramenti, verso altre situazioni. Quindi vada richiamato in qualche maniera altre velocità. Chiaro, certo. Attenzione, non abbiamo chiuso ancora l'oggetto. Sappiamo soltanto che ormai il circuito è diventato questo. Ma che cos'è che è successo? È che questa sezione, con questa sezione, con questa sezione, con questa sezione, rimangono più in lo stesso. Eppure ho aggiunto delle situazioni. Da quel momento in poi, in pratica, la velocità viene ripetuta. Con alcuni ventagli di statistica, se per niente da qui mi lascia soltanto un quanto. Ma se mi immagini soltanto perché non c'entra niente. Quindi in realtà, in pratica, mi diventa più particolarizzato l'oggetto, cioè il fenomeno di guida in un certo senso, pur mantenendo la velocità. È chiaro questo concetto? Cioè significa che c'è un salto da uno stato di velocità a un altro stato di velocità con l'aggiunta dei vestimenti. C'è una univocità dinamica. Sì, adesso però non vedete che è fatta la velocità dinamica, ma è raffreddamente poi a copertura estesa. Ricominciamo da casa. Stavi descrivendo l'oggetto, no? Stavo descrivendo che cazzo c'è dentro. Adesso tu mi hai detto, mi hai messo per la pianta curva, ho scritto sopra il titolo, io stavo raccontando quello che stava qua sotto. E che c'è un titolo, se vedete. No, ma di quello che io stavo dicendo, Marco, che cosa è successo? Che in pratica io ho implementato i pezzi che facevo, che mi hanno pure sfuggito che cazzo stavo dicendo. L'ho portato fuori. Cioè la velocità rimane costante. Il fenomeno nello stato più lungo non è costante, ma i particolari dentro, cioè le vie dentro, che posso dire, le possibilità, i canali, quelle realtà sono aumentate. Mi hai aggiunto una finestra. Eh? Hai aggiunto. Cioè più raffinati, più si raffina. No, è una memoria di un altro fenomeno. Cioè, io quando ho cambiato, se io cambiassi qui gli ingressi. La diversificazione che mi troverò nel processo di pianificazione, di unità, di univocità, praticamente comincia a separare gli oggetti, a filtrarli. Cioè adesso abbiamo visto soltanto la condizione dove la pianificazione viene mantenuta. E per passare a quest'altro che stavo dicendo, invece c'è un po' di concepimenti. Però quello che succede è che se io praticamente ho fatto uno stato univoco e poi ne faccio un altro, cioè perché in ingresso faccio entrare una cosa piuttosto che un'altra, con questo processo di univocizzazione io mi troverò a separare qua fuori la univocità giusta rispetto a quello che è entrato. Mi sto spiegando? Attenzione, va soltanto intuito, perché poi per far questo c'ho bisogno di un'altra cosa, cioè ritorno a quello che chiamiamo emozionale, quello sempre viscerale, perché praticamente va a produrre degli imbuti, ma questo di cui ancora non abbiamo parlato. Perché da solo questo praticamente non funziona se non c'ha, vedete posso dire, dei. È come se praticamente per riuscire a trovare i punti giusti io devo dare degli andamenti, degli imbuti, e quegli imbuti sono la proiezione morale,
che praticamente è già colma di più o di meno, e quindi quello preferisce prendere la strada piuttosto che una strada di memoria. E poi sarebbe il desiderio. Cioè, se io praticamente vado a saturare più o meno gli ingressi, quando faccio il giro chiaramente, quando giro dentro, a quel punto le cose che gli ingressi, quello che praticamente è entrato, che te lo siete consuelo, anziché De Marco, in pratica bisogna prendere la strada che il filtro, cioè quella griglia emozionale, la griglia morale, praticamente ha prodotto, che è quella che permette poi di ricondurre costantemente all'uguaglianza. A dire dal punto di vista comportamentale cosa significa questo. Dopo lo vedremo meglio. Significa che ha uno stesso fronte di entrata per via di tutta una serie di anelli interni che sono di natura emozionale, può corrispondere a un fronte di uscita diverso in ragione di una diversa secrezione del momento. Vedremo che in pratica. La stessa immagine, se tu c'hai, che ne so, appetito, sei sazio, scatenazioni diverse, proprio perché c'è un altro input, un altro sensore che dice c'ho appetito, allora vedo il prosciutto. Ti ricordi all'Umaga? Oppure ti ricordi all'Umaga quando c'erano quei diagrammi? Esatto. Che è la primordiale ragionevolezza, non è che possiamo, poi noi le chiamiamo emozioni perché poi ci siamo saliti sopra per tutta l'altra serie. Quindi comunque l'immagine di un fenomeno che dal punto di vista microscopico è deterministico perché tutto è biologico, eccetera, poi di fatto non può essere gestito come deterministico perché c'è tante di quelle variabili. E quindi ci sta un filtraggio che è dovuto poi ai giri che poi vedremo come si fa. Ma in questo momento, attenzione, il processo, il fatto dimostrativo qui serve soltanto come a dimostrazione del teorema di Pitagora, quello poi che cazzo ci fai sono cazzi tuoi. Qui devi dimostrare soltanto che cambiando alcune cose in mezzo, la velocità rimane. Se praticamente questo io lo chiudo verso l'esterno e lo faccio passare attraverso l'esterno, in pratica l'esterno si comporta esattamente come questo. La variazione che trova va a produrre l'uguaglianza qua dentro di univoca, per cui a questo punto apprendo. E quindi ramifico ancora. E quindi ramificazione ulteriore e così via. Quindi l'apprendimento è l'adeguamento interno alla discrepanza esterna alla velocità. Un altro fenomeno fondamentale della velocità è che in pratica non ho bisogno dell'uguaglianza. Perché la velocità dell'uguaglianza tra una sezione e l'altra, perché la velocità è su se stessa, cioè in questa sezione la velocità è qui, su se stessa. L'attimo successivo faccio la differenza, adesso entriamo sul vizio. L'univoco significa che in qualche maniera ha un fenomeno che rimane fermo lì, io ho diverse figure delle varie sezioni, ma che rimangono costanti. Se richiamo lo stesso oggetto, praticamente non avere le stesse velocità, ma sono diverse, perché non c'è nessuna relazione con l'oggetto stesso. Se questo qua praticamente qui ci metto un cristallo illuminato che manda luce in maniera puntuale, io ci avrò una proiezione là sopra fatta in una certa maniera, che qua dentro mi ha aperto, diventa un'altra cosa. Quindi è un mondo metaforico, concreto ma metaforico. Questa capacità metaforica del sistema di univoco è quello che dentro questo sistema qua. È quello che permette di mettere insieme poi dopo marmellata, cugini di campagna, sotterranei, gatti e così via. Mi sto spiegando? Perché a lui non fa nessuna differenza. Un'altra cosa fondamentale è che per vedere la velocità dovete che questo si è stabilizzato uguale, che questo si è stabilizzato uguale, che questo si è stabilizzato uguale, cioè è rimasto è stabilizzato costante uguale. Per far questo io vedrò. Farò costantemente la differenza tra quello che sta qui e quello che stava qui in teoria. La differenza, solo la differenza è rimasta nella stata parte. E a questo punto è le palle del coso. Perché non è la differenza? Se il segnale è mio. Sì, d'accordo, ma di fatto quello che va a fare delle variazioni sono la differenza. Cioè la parte attiva è la differenza con se stesso, cioè quella che emerge. Adesso se poi andiamo a vedere sulla metafora da costruire, sul processo concreto che mette insieme, vedremo che praticamente è soltanto quello che faccio passare, soltanto il differente. Ma questo poi è quello che vediamo adesso, perché in pratica l'inerzia, il resto è inerzia.
se c'è la possibilità che ne si tenga troppo, ma comunque questo qua, bisogna vedere come diavolo è fatto questo oggetto, quindi a questo punto io magari il processo, cioè l'attenzione alla vivacità la faccio non fra questo e questo, perché mi risulteranno sempre diversi, ma fra questo e se stesso, adesso o prima o quando prima ancora, o quando dopo ancora, perché a quel punto posso andare nel dopo. Quindi se togliamo la velocità come termine di variazione, come estratto di variazione, a quel punto ci troveremo che il processo diventa indipendente dal concetto di uguaglianza che noi conosciamo. Perché l'effetto, l'evento che praticamente produrrà perturbazione è la divergenza su se stessi, perché andrà a far casino in quest'altra zona. Perché quello che già sta uguale non fa più casino, sta camminando tranquillo. Cioè una volta stabilizzata la velocità, significa che quello che entra da là esce da là tranquillo. Ma finché non c'è uguaglianza, io non ripercorro quelle strade lì. Ovvero sono costretto a fare altre. E quindi aggiorno la situazione di velocità, qua dentro faccio apprendimento. Ma non si potrebbe sempre... La matematica cambia totalmente. Restando in questo schema, non si può dire che la non stazionarietà si esprime nella formazione di quegli oggetti di merito. La stazionarietà? La non stazionarietà. Il fatto che non... Durante l'aggiornamento. Esatto. Cosa può succedere? Che ogni tanto nasce un collegamento di questo tipo nuovo e questo induce variazioni in questa matrice. Cosa è detto? Si può stabilizzare così. È successo. Perché è costretto a lui che continua a mandare i buchi, sì. Io poi incontro quelli di programma, cioè questo è, c'è diversi strati, cioè, ti cambi percorsi, cioè, e quindi cambiando percorsi va a scontrarsi con quello che dà il pesce, e quindi e lui crescono da soli poi, in un certo senso. Ma dov'è lui cerca di ricollegarsi? No, ma come dicevo, è che per pulizia di esposizione abbiamo uno schema, come dire, unifilare in cui ogni anno si introduce una. Due concetti soli che costituiscono. È quella la differenza, è quella la differenza della sezione. È quella la differenza. La differenza è ciò che è durante la instabilità che serve il passato. Quando si stabilizza i flussi camminano lisci e non modificano niente. A questo punto tu dimentichi di essere entrato dentro casa, per esempio. Un fenomeno particolare è che tu, finché stai per strada, stai dentro casa, vado dentro casa, gli dico con la moglie che non c'entra un cazzo con la ragione per la quale è dentro casa, o gli dico il marito che cazzo è quella ragione, perché l'ambiente diventa, oppure ti mette a scrivere, ti mette a fare qualsiasi cosa, ma per far questo si deve stabilizzare tutto. Stabilizzare significa tutto il modello della casa che per qualche motivo è acceso, qui veramente sta il processo educativo che sono diversi cicli, come se concedessimo un dito dentro l'altro che sostituisce l'esterno. E quindi a questo punto, quando sono arrivato all'uguaglianza tra quello che è praticamente acceso e quello che praticamente era acceso, a quel punto posso cominciare a fare qualche altra cosa. Quello che da fare in data l'ho fatto in cazzo per 2 anni, aspettando a volte come era così, perché da fare in data, quindi in pratica cioè, deve arrivare a quell'uguaglianza, oppure quello che diceva Dante dei dannati che cercavano di trovare subito, di capire subito qual era la loro pena. E quindi andavo di corsa sulla parte dei caronte per passare dall'altra parte e sapete che due cazzo era a finire. Il processo è questo. Com'è questa citazione? Io sono di una profondissima cultura, ma purtroppo senza fonte. Quando vengono fuori le cose basta. Cioè senza lessico. Senza che quindi vedete dove presentare soltanto in diretta. Non strutturato. Non strutturato. Dentro essere non strutturato, quindi quando esce fuori quella bisogna descrivere chiaramente. Ma se tu mai chiedi non te la subito. Ok? Questa è la prova del 9 che un sistema fatto in questa maniera qua è un processo che rende più velocità costante, cioè tende alla più velocità, fermo restando che sei chiuso su se stesso. E queste sezioni io le posso mettere a marea, che poi vedremo come stiamo funzionando per ottenere un modello completo. Se è più forte l'ambiente io è giusto dentro, se è più forte questo è giusto l'ambiente. Cioè la tela bianca e quello dentro i tubetti è giusto l'ambiente. Ma non solo, mentre sto dipingendo, ma è giusto pure dentro.
e quindi costantemente so che devo fare, perché se mi metto davanti a della pianta so che cazzo fa. Magari c'è sta qualcosa che sta qui fuori, di dentro, che sta in sospeso, ma non esce. Questo poi diventa il metodo del ragionamento. E è naturale che sia così, anzi è giusto che sia così. Io metto davanti a della pianta senza nessuna idea, soltanto con un differenziale che sta girando. Perché c'è un disordine, chiaramente. A questo punto i primi segni sulla tela raccoglieranno i primi ordini, e a questo punto questo sistema si comincia a agganciare a quello e quindi viene fuori il resto. Questo è il metodo naturale che c'era il consuelo di fronte al padre, e il padre invece dice no, ci vuole la logica. Non sapeva il padre che la logica che lui utilizzava faceva la stessa cosa che faceva il consuelo, ma poi ci ha messo sopra la parola carta, era intrancanito, cioè era diventato addosso, e quindi praticamente era passato soltanto su quello, quindi l'abitudine. Io che prendo il caffè la domenica mattina, ma fa colazione, perché non c'è caso da fare, mi impedisce di meno. Ricordo una volta con la polizia da colazione la mattina, che fatto il giro della colazione, a un certo punto ci fu qualche cosa per cui non funzionò sto giro della colazione, cioè non ero qua a quello precedente, e avevo cominciato a pagare. Una volta ho preso la macchina mia. C'è il mio cane che fa così. Sono male. Non ti dovresti pure. Il meccanismo, il meccanismo. L'eredità la base è quella, poi dipende da come ci metti altro resto sopra, che l'altra faccenda. La differenza se hai fatto il dubbio della macchina e il cane, no, ma il cane guida Giorgio, perché è più facile guida Giorgio. Perché è più libero rispetto a una macchina che invece viene dentro dei circuiti stretti. Sono quelli fuori limitati. Quindi questo dimostra soltanto che noi possiamo costantemente riprodurre, di avere costantemente la velocità, se abbiamo un sistema che si ingrandisce in questa maniera. Teoricamente questo qua. In questa sezione, in quest'altra, in quella ancora, possiamo fare quello che pare. Ma un sistema a canalizzazione praticamente permette questo. I pezzi in più che vanno aggiunti, dei loro cose del suo genere, di cui praticamente ogni altro viene fuori la domanda, erano fatti in questo contesto. Quindi nel momento in cui adesso ingrandisco un attimo, vado con lo zoom, a qualche maniera vado a venire qua, a questo punto mi trovo che qui c'è stato un blocco. Anzi, c'è stato un paio di blocchi. E questo punto qua è la connessione del loro. Se poi vado a ingrandire ancora dentro, qui trovo un canale, poi qui dentro ci trovo i tuboli, che poi sono quelli che fare e così via. Avevo uno dei seminari che adesso farà lei, dovrà farlo tra qualche tempo, e comincia a gestire questo pezzo qua dentro dal punto di vista normale. E così via. È evidente che quelle cose, le varie sezioni fatte nel passato devono essere riportate in termini intuitivi, però, perché se me li metti in questi termini qua, ovvero l'attenzione figurativa deve stare qui a questo livello, perché poi lo zoom funziona così, sto inquadrando questo, ma intuitivamente c'è tutto il resto dietro. Se vado a far fuoco un po' più giù, figurativamente c'è quello, ma tutto il resto rimane in piedi. Cioè mentre sto guardando al microscopio il formaggio, che quello che vedo non c'è un cazzo con formaggio apparentemente, mi ricordo che quello è formaggio, cioè a livello sottostante, non figurativo, cioè in questa zona qua sotto, io c'ho il formaggio con tutti i sapori, con la vantellina, per esempio il formaggio solenne, puzze, le cose della gorgonzola e così via, che sta là sotto. Quindi questo qua, proprio perché è un sistema che non posso dire, che è un sistema reticolare da certi punti di vista, canalizzazione, permette la permanenza di diverse figure che interferiscono a questi livelli tra loro, ma che non emergono a figura a me. Mi sto spiegando? Cioè, se io ho un reticolo di questo genere qua, io posso avere dei sotto, l'ordine come cavolo si chiama? L'arcobaleno, abbiamo. Ci sono diversi ordini, l'ordine 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, che sono sempre più leggeri. Anche questo permette lo stesso discorso degli ordini.
che a se stesso funzionano, cioè lui stesso se li assume, perché so quanti che sta passando, all'attenzione di chi praticamente governa la cosa, teoricamente, cioè l'uomo, nella sua configurazione alta, invece non se ne accorge. Mi sto spiegando? Perché so i supporti che stanno qua sotto, so i sottordini di questo tipo di reticolo qua, che praticamente riciclano all'interno, ma non tornano, non vanno alla coscienza, diciamo che non esiste la coscienza. Fermo restando che facendo attenzione, ma io non divento sotto sopra con cazzo da me, perché in realtà esiste, è concreto, cioè gli ordini sottostanti ci stanno, anzi sono quelli che cominciano a nascere. D'accordo? Questo qua per esempio potrebbe essere l'oggetto, mettendoci anche il resto che poi eventualmente vedremo, l'oggetto del linguaggio, cioè della lettera base, del linguaggio, della lingua, in qualche maniera, base della nuova maniera di vedere il sistema nervoso, ovvero il sistema intelligente. Perché questo di fatto è una sonda linguistica, una sonda figurativa, che travolge il modo del visto che adesso funziona un cervello, funziona un sistema qualsiasi, perché si regge sulla bilocità. E quindi in un certo senso la matematica relativa cambia totalmente. Mi sto spiegando? E finché non si elabora questo linguaggio, è come se fosse, come posso dire, il linguaggio che si utilizza in questo momento per descrivere la memoria, non questo nostro, ma quello che sta dietro, descrive il cervello, è un linguaggio criptato rispetto a questo. Questo è meno criptato, anche se per abitudine noi conosciamo meglio quell'altro, quello corrente. Ma quello corrente è che noi siamo diventati talmente incastrati che praticamente capiamo il linguaggio criptato. Abbiamo associato il linguaggio criptato agli eventi sottostanti. Se leggiamo con questo coso qui, noi gli eventi sottostanti ci vedono in parallelo accesi. Te lo stavo accennando stamattina con il discorso del linguaggio. È chiaro? E quindi credo che una delle cose fondamentali perché possa essere rappresentato in giro era riuscire a descrivere in maniera, te posso dire, esteriore, non scientifica, perché per quello è un altro modo di rappresentare questo fenomeno qua, che chiaramente ha tutte le basi dell'abilità scientifica che praticamente dovevano rappresentare la evidenza. Allora, il volo in alto di cui parlavamo qualche tempo fa è cominciare a parlare di questi aspetti, te posso dire, mettere lì la chiave linguistica della rappresentazione successiva. Perché qui possiamo ancora mettere insieme una linguistica vecchia con una linguistica nuova, attraverso la parola più univoco, noi ci aggiungiamo, cioè mettiamo in comunicazione i due sistemi, ma poi la matematica ne emerge, i fenomeni ne emergono, sono totalmente diversi dalla linearità figurativa. Questa c'è una linearità sua. Io da quando hai fondo questo schema, una parte del cervello sto facendo un altro ragionamento, quanti secoli. No, vediamo quale ragionamento sto facendo, forse può essere. Comunque, l'importante è quello che stanno dicendo è, uno, dimostrazione che questo sistema biologicamente funziona, quindi la dimostrazione che, e che in pratica dà luogo a una ragionevolezza totalmente diversa. Cioè, una chiave di interpretazione di lettura è totalmente diversa. E quella è quella che ci accompagnerà sempre, a me mi ha sempre accompagnato di fatto questo. Però è evidente che per riuscire a entrare dentro l'isola, dentro quello che doveva usare, è questa chiave qua. Perché non c'è stato più modo di fare le uguaglianze fatte in linea diretta. Chiaro questo concetto qui? E questo è lo sforzo che va fatto per poterlo rappresentare così. E poi questo stai pensando? No, volevo dire, se dovessi raccontare a uno, qualunque. Cazzo, diciamo, io ho messo 30 anni per raccontarlo. Questa è un'esposizione che andrebbe fatta parlare senza cambiare la pellicola. Si potrebbe aggiungere un'altra cosa che mi sta venendo in mente per completezza, perché chiaramente questo schema qui non descrive cose di cui ci abbiamo lungamente parlato. No, questo è una santa dimostrazione. Poi adesso lo mettiamo insieme. Cioè, è monco di un pezzo, chiaramente.
importante, che è tutto l'aspetto morale in base al quale poi si possono formare quelle cose. No, è la conseguenza di questo, poi dobbiamo vedere. No, però vedete, schematizzandolo, sempre usando gli stessi strumenti. Hai sbordato. Nel senso che mi sono raccomandato di rimanere soltanto nella dimostrazione, come se fosse la prova del 9, la prova di quella, la prova di quella. Ma questo va bene, non è che lo devo. Sì, ma poi bisogna prendere l'oggetto che praticamente verrà descritto successivamente e che potrà dare la rappresentazione che pianificatrice che tu stai dicendo, soltanto se parte da qui e arriviamo a qualcosa che qua arriva all'umoralità, arriva tutto quanto a quello. Ma in questa prima fase stiamo sempre, diciamo, allo schema generale che poi giustamente diciamo, si può filmare n volte. Si potrebbe pensare però che a ogni passo, diciamo che queste sono come delle morsettiere, no? Che si intersecano in maniera diversa. Ogni morsettiera manda il segnale non solo alla successiva, ma la manda anche a un altro sistema esterno. Cioè la sua perturbazione arriva fino a quelli che stanno appresso. Arriva a se stesso quando ha fatto il giro. Sì, ho capito, però diciamo, lo manda anche a un altro sistema, che è quello che possiamo chiamare il sistema del giro di. E tanto è buono, che se tu me lo metti così fa un casino. So che c'è anche quello. Adesso andiamo a vedere come praticamente questo processo. Quelle connessioni lì sono calate dall'alto, sono. Adesso a te se. Non a me, io ci vedo dietro tante altre sì, cose. Ma fermo, lo sente, stiamo costruendo, qui stanno montando i pezzi che poi quando stanno insieme, tornando da un quadro. Adesso limitiamoci soltanto a definire che il sistema, un sistema del genere, unicamente funziona. Cioè è una, possiamo costruire una circolarità di canalizzazioni quindi la memoria di fatto non esiste, ma esistono i percorsi che saranno a prendere. Fine. Adesso da questo passiamo praticamente a vedere, fare una piccola applicazione di una bestiola semplice. Ricordiamoci che in pratica se io quei collegamenti ce l'ho per DNA, nel sistema vegetativo originale, cioè della lumaca, in pratica io non cresco niente, ma comunque funziona. Cioè è lì che poi trovo la capacità di avere sul verde, per la direzione del sentillato e del sentillato, perché quella roba lì ce l'ho cambiata. La disputa sulla tabula rasa, nel peso carico. Oh, l'unico fatto è che praticamente poi c'è stata una trasformazione perché se è nucleato, in un certo senso, nuove sezioni di questo genere, che questa volta non hanno avuto contatto con l'esterno. O con l'interno metabolico e quindi è venuto fuori il cervello, prima ancora non c'era nient'altro, e sono sistemi reticolari, satelliti tra loro, incentrati nel sistema vegetativo, e che praticamente hanno assunto una forma apparente esterna diversa, ma dentro funziona la stessa maniera. Cioè sta in alcune zone della fisicità delle persone degli emisferi, dove sta roba qui cresce costantemente. Ci stanno altre zone dove probabilmente sta roba qui non cresce per niente. Ma dipende dal tipo di chimica che si è formata e si è isolata all'interno della sezione. Cioè lì posso trovare i pezzettini che mancano, altrove non li trovo. Per cui in pratica se dovessi fare la stessa cosa nella colonna vertebrale, mi salverebbe tutto, mi spaccherebbe tutto a un certo punto perché ne prove. È chiaro, quindi è evidente che ci stanno sezioni le quali questo avviene e sezioni le quali questo non avviene. Sezioni che sono sviluppate da una generazione all'altra, sezioni chiuse, sezioni chiuse, sezioni invece che continuano ad avere le loro connessioni. Non sarebbe mai giusto metterci chiuso, gente, per sezioni che non hanno materiale per fare il lavoro, sezioni che hanno materiale per il lavoro. Cioè nella differenziazione del discorso del DNA, così come se comincia a formarsi, a formare queste condizioni. Però queste sono cose secondarie. Questo, sia nel sistema vegetativo che nel sistema centrale, è uguale. L'unico fatto che nel sistema vegetativo questo è cambiato, per DNA, che non ha modo di potersi capire, apparentemente, perlomeno per adesso sembra. Cioè, mentre invece vedete le nucleazioni, che sono gli emisferi, che sono qualche altra cosa, invece questo qua avviene. L'emisferi, l'ho detto. La corteccia è quella di sassù, io invece metto l'emisferi. Per adesso sta nel mio emisfero, non sono nucleazioni. Allora sta.
questo l'ha detto qualcun altro in una lista. Sì, come no? Dai, se mi stai con te c'è fermo, adesso tu come si muove? Allora significa non puoi parlare di ciò che non hai. Io non ce l'ho e quindi non dico, parlo e mi svegli. Che cazzo mi svegli? Stiamo ricostruendo dentro la stessa logica, ma c'è due metri dentro. Io non so come, dove, in che modo, che parte. Noi abbiamo definito tutta una serie di prezzi. Chiaro questo? Facciamo un attimo. In pratica, e quindi tolgo un pezzo di qua, tolgo un pezzo di qua, e tolgo un pezzo di qua. Quindi se noi ci mettiamo lateralmente a vedere sta fare qui, per produrre il differenziale di livello, a questo punto la definizione giunta è il differenziale di livello, è che in pratica io vedessi da fare fatto così, che è la situazione attuale, da fare fatto come da fare fatto così, che è la situazione precedente. Fare fatto così, che praticamente è la differenza, quindi praticamente la troverò un processo che da qui va a vedere questo, da qui va a finire su quest'altro e questo passa alla sezione precedente. Quindi la sezione precedente che la verde le manda le cose qua dentro, pure questo praticamente ci aveva i soliti tre sezioni. Questa, dovrebbe essere questa. Chiaro? No. Qual è il verso del flusso sempre da destra a sinistra? Questa è il differenziale, l'ho messo così per facilitare. No, per questo è per di qua, ma di quella lì, di disegno. E a questo punto montare la stessa serie di punti. Allora, ricominciamo. Prendiamo la situazione attuale e facciamo un quadro. Questo è attuale, AC a 2, 0. A questo punto andiamo a prendere quella precedente e la mettiamo qua dietro, che significa A 2 meno 1. A questo punto andiamo a vedere di mettere qua giù in fondo la differenza per due. Quindi è A2 meno 1, A2 0 meno questo, che dà la differenza in A. Non lo so, qua giù, mi è stato più lungo. 2 meno 4 è 0. La facciamo diventare AD. A, 2, D. Questa differenza è quella che passa alla sezione successiva, di fatto. È sempre una griglia, chiaramente. Quindi stiamo una dietro l'altra, cioè la nostra condizione è stata qui. Esattamente come state facendo voi là. Sì. D'accordo? Quindi significa che se il flusso arriva il cazzo di quello che c'è bianco. Vuol dire questo mentre da qua e mesce da quest'altra parte. Eh? E mesce da quest'altra parte. Questo me la sbatte di nuovo in un arancione, che poi dietro c'è un rosso, che poi dietro c'è un verde. D'accordo? E le transizioni della sfumata vengono qua a mezzo. La trasformata di bionicità, ma che non hanno nessuna importanza da certi punti di vista. Quindi io praticamente mi ritrovo con questa. Andiamo a prendere questo oggetto qua specifico, il suo interno è fatto esattamente così. C'è un quadro, cioè se andiamo a vedere la realtà
applicativa da questa, ma in pratica il fine non è quello, perché io trovo una telecamera che manda il segnale in un digitalizzatore, me lo manda quello attuale, me lo spedisce in una matrice. Subito dopo praticamente, però quella precedente era andata a finire nel frattempo in un'altra matrice. Quella precedente ancora era andata a finire in un'altra ulteriore matrice. Ovvero no, quella precedente ancora. No. La differenza tra le due va a finire in quest'altra parte. Quindi che significa? Che se qui c'ho Consuelo che sta con la testa a guardare in alto, e qui praticamente Consuelo che stava con la testa a guardare in basso, un po' più in basso, qua effettivamente qui c'è tutto il volume delle differenze, analogico, cioè i livelli sono da 1 a 200, 500, tutto quello che cazzo da te, qui mi capiterà soltanto quel pezzettino di che è diverso. Per riuscire, quello che stavo dicendo anche stamattina appena sei arrivato, per riuscire c'è sempre da sbagliare. Nel 2002, terza parte, quando praticamente c'è da... facciamo questo, in questo momento stavo disegnando questo, ma tu c'hai il desiderio di visio, quindi c'è qualcosa a cui serve questo, e quindi puoi fare attenzione, e quindi la rappresentazione mira a qualcosa. Cioè tu stai attenta, stai aspettando, devi mettere dentro cose, in quel, è come se avessi citato qua dentro il contesto giusto. Sì, scusa, ma tu stavi dicendo di Armando. E sto facendo questo. Quindi il contesto giusto. Una delle persone più che le persone che abbiamo conosciuto in giro per dove praticamente convivessero spiritualità e metodo. Perché? È lui. È presso a poco il parallelo mio in un certo senso, dove convivono perfettamente queste due cose. Cioè un vettore costante. Uno sciroccato, uno che già è pieno di contraddizioni. C'è costantemente questa tendenza. A questo punto è evidente che se io dicessi come funziona la macchina Gianfranco, ti posso dire soltanto che non sia un pezzo a terra. La rappresentazione è a guida di mentre invece qui c'è il vettore, quindi qualsiasi cosa io dico anche nell'aria in pratica tende a qui, quindi si va collocando la maniera giusta qua sotto. A questo punto vale la pena rappresentare, e quindi con lui ho cominciato a rappresentare cose in maniera diversa. Se tu hai detto i modelli tecnici prettamente meccanici, elettronici, altre cose del tuo genere, perché ha linguaggio di stare di fronte a marche d'arte, sono passati al linguaggio di questi due libri. Adesso stiamo rifacendo la rilettura generale di tutto quanto in un linguaggio che praticamente è la sommatoria delle tendenze di chiunque, da qui, di quelli che stiamo raccogliendo, perché va descritto adesso in quella maniera. Quindi c'è chi prende il materialista soltanto, c'è chi è realista, chi è quello, chi è quell'altro, cose di questo genere, e quindi in qualche maniera ci sono tutte le componenti. Cioè non è la penna che scrive, è già scritto veramente sulla carta, in un certo senso mi sto spiegando. Quindi ognuno pensa di carta sua, e quindi ognuno tiene la parte relativa a quell'aspetto lì, e quindi viene fuori la descrizione, se no non ce n'è bisogno. Cioè si vede a biglie, si guarda delle... del 72 rappresenta quello che stiamo rappresentando adesso, e quindi con ragazzi si chiama con Armando, con Armando negli ultimi 5-6 anni quanti sono? 95 anni cominciava a nascere questo altro modo di rappresentare cose. Quindi torniamo a questo qua. Quindi a questo punto se noi prendiamo una sette e mezzo legittima reale, se questo significa che questi stanno una presso l'altra, potremmo aver disegnato questo stesso processo che vediamo qua e possiamo disegnarlo in questa maniera, ma adesso immaginiamo di disegnarlo in questa maniera qua e vediamo se riesco a fare la figura. Non ho preso, sono contento che non ho guardato via.
Bianco lo sentite, se c'è stato quello che non si può dire. Non so, quello è presente come supporto. Però... Se serve come supporto per disegnarci le tue cose. Ah. Allora, cominciamo da già. Qui sta una palessa. Qui sta un'altra paletta. Qui sta un'altra paletta. Oh, sai, sì, mi sto prendendo. No, va bene. Cioè, avete un cazzo? Sto facendo le live in assonometria, in perspettiva. Lo vedo così, così perlomeno non c'è rumore, come se passa così, mi metto a far così, mi fa far così, mi fa far così. Adesso va bene. Questo qua per rimettere la terza rete, questo qua non si vede, questo qua sta sotto di rete. Sì, no, io prospettiva. Sbagliato adesso che è meglio, no? A te. Ecco, lì. Adesso è qua, c'è il mio. E' un passo, è così. D'accordo? Sì. A questo punto, per questo ci mettiamo quella rossa, è più facile. Quindi in realtà il processo più univoco applicato in maniera parallela è intersecata da certi punti di vista, perché qualsiasi cosa avviene poi ritorna, cioè un effetto da fame è un effetto che rientra nel sistema centrale, nasce come sistema vegetativo ma rientra nel sistema centrale, dove lo senti tu, lo senti il sistema centrale, che a questo punto mette in moto la ricetta del cibo, che è del sistema centrale. Allora, devi fare domanda? Allora, ogni momento c'è lo stato attuale, lo stato precedente e la differenza. E però sono in sequenza. Cioè io faccio la differenza con questo, la differenza da qua, la differenza di questo, la parte qua e così via. Mi rientra tu già sulla ragione. Ma rientra, cioè la ragione è la differenza o il verde influisce sulla differenza è quella che passa, il resto flusso tranquillamente. Sì, ma quindi la ragione successiva è uguale al verde, quella di precedente. No, è la situazione precedente, l'attimo rispetto a cosa però? Se adesso tu prendi quel fatto lì che c'è un fotogramma presso all'altro, ci guarda adesso, c'è stato un prima, che è un altro fotogramma. Sì. Se adesso prendessi tutti e due questi programmi, quello adesso, per dal lunghissimo, moltissimo tempo,
e vai a vedere che differenza c'è fra quello che c'è adesso e quello che c'era prima, è soltanto una piccolissima parte che cambiamo. E siamo d'accordo, siamo a quella parte lì, no? Verde, quella che hai fatto nel fondo, il verde, c'è solo quella parte. Poi la ragione successiva, a quale stato attuale, a quale fotogramma? A Zaffaruno, per esempio, ma comunque. No. È, non è un altro fotogramma, è la stessa. Tu in questo momento, il tuo fegato sta funzionando in questo momento? Sì. Anche il tuo cuore? Certo. Anche il tuo cervello? Certo. No. Quindi sono tutte cose che stanno funzionando contemporaneamente. E quello che sta nel cervello passa a quello che sta nel fegato, quello che sta nel fegato passa a quello che sta nel trattamento differenziale, chiaramente. Mentre intanto il cervello si è preso quello che veniva da prima. Sono unità a sé stante. Quindi è tutta la situazione ferma, lui è fermo, sì. E, che stava, e c'è qualcuno che pensa a distribuire cose. Quindi l'arancione sarebbe l'effetto della differenza prima, praticamente, non la differenza. È la sensazione della quale è una finita differenza. L'effetto. L'effetto è quello che veniva da c'è un asse verde? No, è un asse di contemporaneità, cioè è come un ciclo rimanendo fermo il pezzo che cambia, in questo caso sono i flussi. Non c'è un asse verde, non è che il tempo scorre qui così. No, no. Il tempo semmai scorre per ognuno di dimensione. E contemporaneamente, cioè il tempo mio, il tempo suo per ognuno di noi è contemporaneo, eppure sono tempi indipendenti. Perché lui sta facendo qualche cosa, io sto facendo qualche altra cosa. Scorre lungo l'asse. No. Scorre lungo questo asse. Secondo la come si chiama? La congiungente, come cazzo si chiama? Lì. Quindi in pratica poi è evidente che noi simuliamo, la generatrice. Una linea di una generatrice è una figura che. Ah già, c'è ragione, sì. La direttrice, una direttrice. Tu hai fatto il scientifico, no, io ho fatto il classico. Hai fatto il classico? Yes. Come cazzo che sembra? Come cazzo? La maggior parte degli ingegneri è qui che praticamente c'è la contraddizione. Ma il classico è quell'aspetto che ti posso dire umanistico che prende da, ma poi quando chiacchi mi diventi scientifico. È la contraddizione, è qui che praticamente c'è il tipo. È giusto, attenzione, è la stessa cosa che c'è. È un piacere sapere il classico. Lo cazzo strano? Stavamo dicendo. E quella cosa, tempi è in questa cosa qua, non ci stanno più questi tubuletti qua, in un certo senso, ma ci sarà qualche altra cosa che fa passare. Adesso stavo facendo una metafora figurativa. No, ma il problema è che mi sono confuso perché tu lo dici benissimo. Giallo, rosso, verde, e questo è un momento. Poi il momento successivo sta più in giù. Il momento successivo, quello che sta qua come passa qui, quello che sta qua come passa qua. È come il transfer. Come il transfer, per esempio. La tavola rotante del transfer. Cioè lo stato di flusso, praticamente. Però, si può dire che c'è un flusso normale che è quello delle tavolette già. Aspetta un attimo, questo c'è un passaggio, questo passaggio, questo è biologico. Sì, aspetta un attimo. Questo è un passaggio biologico. A questo punto abbiamo fatto una metafora figurativa. Ed è la metafora figurativa, si comprende con il fatto che io prendo due ruote della, come si chiama, del filo della nave del manfanetto del Mississippi. Quello che possiamo vedere questa metà. Una è fissa e completa, l'altra è passa dentro. Per cui è in grado di prendere le cose che stanno qua e me le spedisce di qua. E così via. Per cui il sistema è fermo, ma i flussi interni vengono regolati dall'altra ruota che prende parallelamente, che ha prodotto il d'accordo? Sì, ma quella metafora è più complicata del fenomeno, no? No, è se non vedi questo, perché questo fatto di questa ruota sta sostituendo i film, chiaramente, dal punto di vista logico, a blocchi. Se no ci perdiamo tutto, non serviamo più niente. Allora abbiamo trasformato questi fili qua, queste differenze. Quelle differenze si è aggiunto il 4, il 7, il 4, quello lì, li abbiamo trasformati in. Abbiamo organizzato. C'è una sottovuota, il 4. Oh! Questo coso qui sostituisce questi fili qua. L'effetto di questi fili qua, cioè guardate il differenziale, perché quello che rimane passante passa, il resto è quello che va per turbare successivo. E quindi se tutto rimane uguale, qui c'è cazzo. E quindi il flusso passa e basta. Ma se qui c'è la differenza. Questa differenza ne produce una modifica nella sezione sottostante.
perché se qui non c'è differenza significa che questo è più univoco con se stesso e quindi sarà più univoco tutte le condizioni diverse, tutte le restanti condizioni. Che cazzo è? Si è tagliato i capelli. Che cazzo da capelli? Ma chi t'ha beccato? Chi è stato? La metafora, siamo riusciti a vedere questa metafora? Passare sì, sul ritorno il collegamento tra una valetta e quella sul di sotto. E noi stiamo sull'albero, quindi stiamo lontani. Posso cercare di fare la lettura mia, perché se no non devo neanche leggere. Se questa gialla è una ruota, diciamo, di fotogrammi, questa ruota rossa era quella che era gialla. Cioè, questo rosso qua è equivale a questo? No. Servesse questo? No. Questa rosso qua corrisponde a questa dell'attimo prima. E che sarebbe questa? No! Questa posizione qua? Quella! Ah, quindi è come se la ruota non si muovesse. Allora non si muove. È solamente il flusso, la ruota è ferma così. La ruota è ferma. E il flusso è fatto da quell'altra ruota che ci passa dentro, che mi porta i pezzi da una parte all'altra. E questa è la differenza fra le due che va a influire su quella che è l'altra ruota, quella che gira, la va a buttare su. Quindi la dinamica è solamente questa. Cioè, se qui è uguale, una cosa che zero, si sta nello stesso posto. Certo. No. Insomma. Beh, voglio dire. Quando io dico che non ho capito, non è che nessuno. No, ma se la voce ce l'hai a porta tutti quanti. Infatti abbiamo parlato tutti. E non ho cercato di capire. E sono avanti, no. Voglio provare a questo, no. Ma va bene. Quindi, tornando a tutti i programmi, questo programma qua, che rappresenta lo stato 1 di queste sezioni qua, lo stato 0, scusa, della sezione qua. Poi c'è lo stato che sarà 3 a 4, 2, 1, cioè lo stato successivo. Sì, lo stato precedente, meno 1 sul 0. È la stessa sezione. È la stessa sezione. La stessa sezione. Però mi ricordo qual era la sezione, come stava prima. Cioè, un attimo prima come stavi, lo ricordo, e quindi devo portare qua. Dopodiché faccio la differenza tra questi due, e se c'è stata una modificazione, mi emerge di qua. Questa emergenza qua, cioè questo differenziale che viene qua, dalla stessa sezione, è quello che mi va a far casino alla sezione successiva. Perché ricordiamo che stiamo facendo tutto quanto in base di biologicità. La biologicità che non cambia è un flusso costante. Cioè i flussi che producono la biologicità che non cambia è un flusso costante. Solo le varianti sono quelle che di fatto mi passano dalla sezione all'altra. Perché la matematica non è più quella lineare. No, no, ti ha capito la dinamica della figura. No, non è che poi riproverai, no. Ogni volta che disegno una figura del genere, voglio dire. Ma perché ti abbiamo riproverato? Scusa. No, ma non è riproverato, non ti preoccupare, non ce l'ho capito. Ok, quindi significa che io una volta che prendo questo oggetto qua e lo collego alla struttura del 800 per 500, quanto fa? 4.000, no, ho 4.000 caretti, 40.000 caretti che mi vanno a finire una sezione di questa, attenzione, cioè io ho 40.000 bit, che è quella matrice principale che sta alla base del sistema di sviluppo. Sono 400.000, quindi 400.000 fili che praticamente ne passo, che possono tranquillamente fare, no, ma non so, comunque sì, perché lui si muove 400.000 fili, perché va tutto, ne passa talmente velocemente a prendere notizie che per me le cose fosse parallele. La valetta successiva, sempre gialla, tiene conto e di quello che non è cambiato, più mi passa dentro quello che non è cambiato, quello che è verde precedente. Quel tiene conto della nostra che passa. Trasmette pari pari quello che c'era prima più il verde del precedente. E così via. Per risolvere l'eventuale stabilizzazione, io faccio 27.000 giri qua dentro. Quindi abbiamo che tra certo. Con se l'asse temporale è in giù, quella è la conseguenza, diciamo, dei vertigini. È un altro tempo. È un altro tempo, è il tempo generale, quello di tutto quanto insieme. Oh, quindi a questo punto mi ritrovo che in realtà questo con 150.000 passaggi, perché mi arrivava a regime di velocità. Mi sono spiegato? No, ho capito dal punto di vista logico.
È un problema mio, sto facendo la traduzione dal punto di vista biologico. Il problema tuo è anche il mio, perché il problema nostro è a fare tutti i giri per riuscire a essere più lucidi tra noi. Se ti può essere d'aiuto, io devi dentro avere la soluzione a tutti i miei problemi. Questa cosa qua, eh. No, no, questo. No, no, quell'altra cosa. Ah, che cattivo questo. Quindi sono parallele, quindi abbiamo una comunicazione del tutto l'insieme che sta là, quindi c'ho una marea di vicino messi insieme, quella è soltanto una sezione. Chiaramente, artisticamente, quello è come faccio bene. Comunque, torniamo qui. A questo punto che succede? Vediamo che questo sistema biomicolo funziona per cazzi suoi, se ci stanno facendo delle trasformazioni interne, perché l'abbiamo fatto tutto quanto uguale, tutte quante cose. È come se avessimo fatto ognuna questa, e questa poi si chiude su se stesso. D'accordo? E l'abbiamo sostituito con la sezione con la capacità di leggere lo stato di costanza più vedere la propria sezione. Se adesso io veramente qui prendo questa paletta e la sostituisco con qualcosa che viene da fuori, una perturbazione che viene da fuori, ci metto una telecamera, ci metto gli occhi, ci metto la pelle, ci metto... lasciamo perdere, mi sono spiegato? Questa perturbazione che arriva qua dentro si comporta come un verde. Certo. È come se io ci avessi qua fuori anche una sezione blu. Soltanto per alcune sezioni blu. Mm. Perché sono quelle che, per esempio, dove si inserisce, se posso dire, il consuelo nella mia affettività, o... telecamera, l'oggetto, quasi, cioè le cose esterne, ciò che sta affacciato all'esterno, le variazioni che stanno qua, che le cascano sul blu, anche un'emozione, un'moralità, fermo un attimo, quella sta dentro già, oppure sono altre volte che poi si interferiscono, altre nucleazioni, perché questa la sto descrivendo una, non si perde, i cervelli dentro noi sono 4-5, non è uno solo. C'è il cervelletto, c'è quello, c'è quell'altro e così via, per cui, ma tutti quanti funzionano alla stessa maniera, cioè nella stessa matrice originale. Il circuito che vedi, dici, ma questo è grigio, quello è giallo, quello è verde, ma non cambia un cazzo dal punto di vista sistematico. È il processo evolutivo che si realizza lì. Quindi nel momento in cui veramente qualcosa entra qua dentro, con i suoi 40.000 fili, 400.000 fili, ma anzi molto di più, perché non avrebbe quello degli occhi, ma sembrava ci sta un sacco di roba, che entrare a rompere i coglioni in questa sezione qua, o in questa sezione qua, o contemporaneamente in diverse sezioni. Se io vado a vedere quello che succede tra gli occhi e il cervello, ho tutti i vigili strani che se la facendo, dopodiché per esempio se vanno tirati qua di là con questo genere, pensa quanti ingressi c'ha, in quanti punti c'ha. E quindi praticamente le fa un gran casino. Questo casino, relativamente alla variabilità ambientale, cioè la costante di tempo che ho verso l'esterno, perché sta colui che con la costante di tempo breve riesce immediatamente a mettere in ordine le cose, colui che con la costante dello stesso tempo, qua dentro mentre lui ha una costante di tempo lenta, dipende dall'igiene che praticamente sta valendo, o da quanto già c'è scritto. È evidente che quando parliamo di viso, la costante di tempo relativamente a quella a quel richiamo, praticamente è lunghissima rispetto alla mia. Ma se io cambio orario, cambio orario, torno a 10 anni fa, io sto allo stesso livello tuo attuale. Mi sto spiegando. Questo qua è un altro modello metaforico che praticamente però sta funzionando, che è uno degli intermedi. D'accordo. Adesso se oggi pomeriggio continuiamo, facciamo un terzo modello, sempre metaforico, che arriva a definire poi lo schema troppo. Allora se tu ti leggi la cassetta, se riesci a vedere la cassetta del discorso, c'è quel modello, anche se è ancora soltanto abbozzato. Senti, ma dopo questa chiacchierata c'è stata un'iniezione di ottimismo, nel senso che con un certo numero di visi ovviamente si fa tutto. Sì. No, adesso ho capito. Mi sembra giusto. Per me è una novità assoluta. Per me è una novità assoluta. Pensa quando le lasciate solo. Cioè, no, tu l'avevi detto, ma in questo modo è fin troppo chiaro. Cioè, diciamo,
filosofia e tecnologia stanno proprio appiccicati, nel senso che... Ma pensa quanto ho sofferto, che per me mi sono detto attaccato su mutande e camicie praticamente prima che poterlo rappresentare fuori. Comunque è così esattamente, l'ha visto questa live qua. Quello che praticamente lui deve mettere in moto è questo, ma se lui non concepisce questo, che cazzo ci fa con quell'altro? Beh, ma allora che cosa ci fa con il sistema di sviluppo? Se... Lisio. Loro stanno facendo lisio con il sistema di sviluppo. La matrice è quella base. Stanno costruendo queste matrici. La matrice è quella base, ricordi la matrice base con tutti i tanti bit. Quello è uno di questi. Invece che far visio così, il sistema serve per generare queste matrici. Ma è giusto che sia adesso, spiegato. Ma io dico, siccome io già c'è, io davo per già. Sì, ti mettiamo su questo. Mica 50, probabilmente. Certo, per fare una prova di... No, mica no, abbiamo l'essenziale 2. Per fare una domanda, quanti visio ci vuole? Un settore? Dipende dagli organi che Certo. Lì cammina soltanto. Ma quante valette ci hanno guardato? Quante valette saranno poche. Quanti sono i punti della matrice per questa? Potrebbero essere la pena. Sì, lì che è la... calcolatore, in sostanza. Tu l'hai descritto benissimo. Sì, ma questi termini qui non vado che non c'è una fine a questo. Sì, esatto. Intuito, adesso mi c'è diventa sempre più concreto. Una domanda. Ma la complessità cresce col numero dei punti nella matrice? Della singola, delle singole matrici? La sensibilità cresce con... La sensibilità. La risoluzione. È chiaro che per fare una risoluzione maggiore ci vuole una fittezza di interferenza più alta, quindi una velocità maggiore. Ma se legge quella di cosa di Consuelo, non è che vogliamo superare quella di Consuelo. No. Semplice. Invece mi preoccupa fare una Rosana. Perché mo pensi che si combina? Ha cambiato. Quello che poi dentro viene fuori lo cazzi vuole. Mettiamo. È bello. È più chiaro, dice. Se tu mi fai la domanda, difficile capirlo, noi l'avevamo capito nella maniera, nella sua accezione più semplice ed era facile, però era totalmente incompleto. Questo comincia a operare, comincia a farci qualche cosa, comincia a farci un sistema. Ma la domanda che tu facevi molto spesso mi metti in crisi, nel senso che se te rispondessi in armonia con la domanda che tu fai, è un'altra cosa, perché tu non ti aspettavi questo. E quindi la domanda me la facevi, che proveniva da un'altra parte, andava verso un'altra zona. A quel punto io sono sempre nella condizione di che faccio, io meno, e dico no, e dico sì, che faccio? Mi sto spiegando. Il problema sta qui, perché... siamo d'accordo, se insistete meno, chiaramente, ma però perché in effetti non insisto mai. La domanda può essere fatta come traccia della proiezione della scia. La scia culturale che tu hai è quella, per cui le domande devono essere stato concepite per la scia culturale. Ma se per caso c'è stato un altro linguaggio, un altro libro, un altro contesto di rivedere, è evidente che cambia tutto. Ma io stamattina ho rotto le scatole con Visio, ma tu avresti comunque... Tu lo sai, ma tutti i giorni... Avresti comunque rappresentato le cose in questo modo? Stamattina? Cioè, sì, l'avevi già immaginato questo, oppure la mia rottura di scatole in questo modo... Fra contenuto e rappresentazione, la rappresentazione è fatta secondo l'ambiente. Quindi significa che evidentemente questa cosa qui, quella stessa figura lì, la trovi nei disegni del 1987. Era per l'aspetto elettronico, per rappresentarlo a Gianfranco e agli altri, anzi prima di ancora c'era Gianfranco in quel periodo, quello che aveva la cassettiera, ricordi? Le cassettiere allora il termine di rappresentazione erano le cassettiere, perché in pratica c'erano gli elettronici che parlavano soltanto quel linguaggio del cazzo, per cui in effetti si andava alle cose, il softwareista che parlava delle cose, dei programmi, indicando blocchi giganteschi, e quindi praticamente a quel punto era adeguato, cassettiera era adeguato a Word,
cassettiere Word allo stesso livello della presentazione, però erano cassette di questo genere, nella stessa identica maniera. Ricordate che io non sono buono a farlo, non ero buono a farlo, neanche adesso sono buono a farlo, lui lo sa fare, io no, perché la sua rappresentazione sarà fatta con quei pezzi che io invece non ho, così come Sandro sarà fare un'altra rappresentazione, lui un'altra rappresentazione, così è su Dio. È il contesto che permette poi di montare insieme delle cose che chiaramente stanno in pezzo in lei, 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 così via. E poi l'insieme produce. È come se fossimo una roba per noi. Verde tutte le volte. A me va a piacere, dà piacere vedere una figura del genere. E credo che sia sul piacere vostro, nel senso che io ho detto una volta. Vedo quello, ma poi per la prima volta che mette quella maniera lì, anche se praticamente queste altre figure che la rappresentano. L'interessante è quello che ci sta fare una popolazione di individui che vuole che quando qui praticamente cioè, quando c'è mezzi coglioni una persona del genere è evidente che costantemente succedono così, che mi si infila sempre tutte le parti. Allora le domande le chiesi di blu. Di blu. No, il blu sono io, è lei che si inserisce dentro. Io sono bianco. Perché blu, lei tende a così bianco. Lei tende a mettere sempre questa, perché io sono travesti da te. Ecco. E allora a quel punto si confondendo, secondo me. C'è presente il virus, esattamente la stessa cosa. Se travesti da te, per quale è? Sì, sì, sì. Ma che bella! Grande elemento, come fa? Soltanto questo, Ah, questo è stato fatto. Vuol dire che non siamo in un po', siamo andati bene per quel giorno, se ci sono alcune cose, non ci sarebbe stata in servizio. Per minuti. Per minuti.